generazionale. Vado al massimo! Vado a buon fede! La svolta per Blasco arriva con Sanremo 1982, partecipazione provocatoria, finisce in fondo alla classifica e afferma quello che sarebbe stato il suo percorso futuro. Porta davvero fortuna e gloria è il penultimo posto nel Sanremo dell'anno successivo e per Vasco Rossi è l'inizio della strada verso il mito. Voglio una vita che non è mai tardi. E così, tra nuove parole d'amore, denuncia di disagio senza redenzione, Vasco segna la differenza con i cantautori impegnati figli degli anni 60 e 70 e conquista la nuova generazione. Ma dopo uno scivolone nella droga e il carcere gli viene appiccicata anche l'etichetta di sballato. Quindi molti concerti, tre figli, e nel 93 mostra il volto più duro del suo rock. Invita a non abbassare la testa e a sfuggire all'ipocrisia. Nel 2012 si sposa, dopo una storia 25ennale con Laura Schmidt, manda i fans nel panico annunciando di dimettersi da rockstar, ma poi non è vero, e per il resto sembra rimanere fedele a quell'ideale di vita spericolata che gli ha dato la fama e a una eterna e inappagata ricerca di verità. Perché la vita è...